Buongiorno e benvenuti a questa nuova intervista della Nuova Corrente, la piattaforma digitale dell'ufficio stampa del liceo Cassini di Sanremo. Oggi siamo qui presso il Teatro del Casinò di Sanremo con il professor Franco Montanari, docente di letteratura greca all'Università di Genova. Diamo il benvenuto al professor Montanari e la ringraziamo per questa intervista. Come prima domanda volevo chiederle, siccome si parla spesso dei valori che la civiltà greca ha trasmesso alla civiltà moderna, ma lei ha appena parlato dei problemi che permangono tra la società antica e quella moderna. Allora i valori non vanno considerati come la risposta che ogni società dà a questi problemi e quindi in teoria non sarebbero più applicabili alla società moderna? Ecco, direi che in questo contesto e da questo punto di vista i valori e i problemi coincidono per larga parte. Quando io dico che il problema di fondo dell'Antigone è chi decide sulle grandi problemi etici, questo è un problema, ma è anche un valore. Il valore sotteso è che i grandi problemi etici devono essere affrontati da una società e bisogna dare delle soluzioni che tengano conto degli orientamenti e delle situazioni di questa società. Poi altri valori, tipo il rispetto dell'essere umano, il primo che mi viene in mente, non è un problema ma un valore. Un problema è chi decide dei grandi problemi etici, cioè bisogna distinguere ciò che è un problema da affrontare di volta in volta e ciò che è invece un valore acquisito per sempre. Posso ripetere, un valore acquisito per sempre è il rispetto dell'essere umano. Un problema da risolvere secondo le varie epoche e culture è chi decide dei grandi valori etici. Dunque, spesso si parla di civiltà classica in generale, ma qual è la grande differenza tra il mondo greco e il mondo romano? Domande perfide proprio, eh? C'è qualche latinista qui in circolazione? Perché se c'è qualche latinista devo calibrare la mia risposta. Ma io direi che il mondo greco è stato sostanzialmente più originale nelle creazioni intellettuali e negli sviluppi intellettuali. C'è solo forse un campo in cui il mondo romano è invece andato nettamente al di là di quello greco e del campo giuridico. L'aspetto, diciamo così, delle leggi, dell'ordinamento giuridico di una nazione, quindi di un impero, eccetera. Questa è una questione che nel mondo greco non si è posta di fatto se non col mondo bizantino, o meglio, già col mondo di Alessandro Magno, ma poi col mondo bizantino, e a quel punto lì, questo tipo di problematica era stata affrontata più dal mondo romano. Se invece andiamo sui principi filosofici, lo sappiamo bene che il mondo romano, l'epicureismo, l'accademia, il platonismo, sono tutte, diciamo, ripensamenti di grande valore storico e di grande valore intellettuale, ma comunque ripensamenti di qualcosa che era stato creato nel mondo greco. Rimanendo nell'ambito delle eredità culturali, l'Italia è più figlia, per così dire, del mondo greco o del mondo latino? Un'altra bella domanda. È figlia forse più diretta del mondo latino, ma attraverso questo è essenzialmente figlia del mondo greco. Ecco, ora le faccio una domanda, sì, no, questa spero di no, sulla letteratura, nel senso che la letteratura può essere considerata come il mondo della luna nell'Ariosto, ossia come la presenza di tutto ciò che è assente sulla Terra. Ma com'è possibile che la letteratura greca riesca ancora a far fronte alle esigenze del mondo moderno? Nel senso, com'è possibile che la letteratura greca rappresenti ancora la parte mancante del mondo moderno?
Non direi che rappresenta la parte mancante, rappresenta forse diciamo, il modo che induce a riflettere, a pensare, a porsi e quindi anche a dare le proprie interpretazioni dei problemi essenziali che ha anche il mondo moderno. Come il caso dell'Antigone è emblematico. Perché leggere l'Antigone oggi? Perché leggendo l'Antigone, e soprattutto leggendola in lingua originale, mi sono indotto a riflettere su cose che vedo in televisione, che leggo sui giornali. Cioè, non è che c'è qualcosa, come si può dire, di aggiuntivo nella letteratura greca. Certo, non si parla dei viaggi sulla Luna, entro certi limiti perché Luciano ne parla, ma voglio dire, questi sono casi un po' particolari. Però se penso ai problemi di fondo dell'essere umano, della sua vita nel mondo, quelli ce li ritrovo e mi inducono a riflettere. Forse, volendo essere un pochino maligni, è per questo che noi antichisti siamo un po' pericolosi, siamo un po' pericolosi, perché pensiamo e riflettiamo e non ce la beviamo il più delle volte. E questo... Ecco dunque, un'ultima domanda sulla lingua, perché la lingua cambia continuamente, tanto che lei si è trovato di fronte alla necessità di scrivere un nuovo dizionario, e però anche la scuola dovrebbe cambiare. Quindi sì, il liceo classico sta vivendo una crisi, ma è vero che deve continuare a essere una scuola difficile, ma è anche necessario che cambi come scuola? Beh, ci sono tanti modi di cambiare. Ovviamente vale per il liceo classico quale che vale per il problema dell'Antigone. Certo che deve cambiare e che deve adattarsi al mondo moderno. Per esempio, deve utilizzare nuovi strumenti, nuovi libri e anche nuovi strumenti per insegnare il greco, per studiare il greco. Quindi deve cambiare gli strumenti. Quello in cui non deve cambiare è non insegnare più il greco. Cioè ci sono delle cose che vanno conservate e delle cose che devono cambiare. E tipicamente spesso delle cose che devono cambiare nel modo giusto per ottenere lo stesso effetto che in epoche precedenti si otteneva con altri metodi. Ok, allora questa è l'ultimissima. Cioè, lo scorso dicembre il professor Gardini è venuto qui al Casinò e ha parlato dei suoi studi e ha accennato al fatto che la parola modus in latino abbia moltissimi significati. Una parola simile in greco? Questa qui mi consente di ripetere una cosa che la prima volta che l'ho detta è stata in un'intervista sul vocabolario di greco in Grecia, a Atene. Qual è la sua parola preferita del greco antico? La mia parola preferita è logos. Perché? Perché, che sappia io, il greco antico è l'unica lingua che usa la stessa parola per la lingua e per l'intelletto, per la facoltà raziocinante, che sono due delle essenziali caratteristiche dell'essere umano. Logos vuol dire parola e vuol dire intelligenza. Non conosco un'altra lingua che in una stessa parola assommi questi due concetti. Ringraziamo il professor Montanari per questa intervista. Se vi è piaciuta vi invitiamo a mettere like e a seguirci su tutti i social, quindi su Facebook e su Instagram. Arrivederci alla prossima intervista.